L'apertura delle nostre news subito a Chernobyl, l'intervento del ministro dell'Interno Lamorgese. Un numero così elevato, e questo lo sa anche perché è un problema che ha vissuto anche il Roberto Maroni quando era ministro dell'Interno, quindi sa bene come funziona. Quindi io questo volevo chiarirlo, perché tante volte non è chiaro, si dicono cose le più diverse, ma bisogna chiarire quali sono i termini della questione. Per quanto riguarda le ricollocazioni, anche qua io ritengo che anche su questo l'Europa debba fare, e sta facendo, tant'è che nel patto per le migrazioni e l'asilo che va presentata ai paesi europei, noi dovremmo stabilire assolutamente quelli che sono i principi di ricollocazione obbligatoria e non facoltativa. Ma anche qua abbiamo dei paesi, paesi Visegrad, che certamente non vogliono questo tipo di ricollocazione. Abbiamo proposto come Italia che ci siano delle sanzioni economiche da parte europea a coloro che non partecipano a questa ricollocazione, che al momento vede sempre i 7-8 stati con una maggiore presenza di Francia e Germania. Però noi vorremmo che ci fosse una condivisione ovviamente più ampia, perché quello dà il senso dell'Europa, è quello che io dico sempre quando andiamo ai Gaia, ai consigli europei. L'Europa esiste se c'è un'Europa solidale e equa anche in quest'ambito di redistribuzione. Cambiando, visto che stiamo parlando ai termini, allora niente, io volevo semplicemente, perché mi premeva parlare di immigrazione, perché è un argomento che ha molto, diciamo, richiamato l'attenzione in questo periodo. Rapidamente voglio dire che un altro elemento importante, un'altra frontiera, è rappresentata dalla cibernetica, e cioè dal territorio virtuale. E questa è un'altra questione, secondo me, che è di assoluta importanza, perché le minacce crescono a ritmi vertiginosi e riguarda quindi la sicurezza, riguardano la vita quotidiana dei cittadini. La sicurezza cibernetica è fondamentale per le aziende, che adesso affidano la protezione del loro know-how, dei processi industriali, la commercializzazione dei loro prodotti. Ma anche su questo noi abbiamo delle strutture che sono perfettamente in grado di operare, e abbiamo da ultimo anche come governo portato avanti il discorso del perimetro cibernetico, dove si sta operando tutti insieme proprio per dare sicurezza alle reti. Quindi vorrei, tanto visto che sono stata richiamata, concludere questo mio intervento con un spaccato sulla sicurezza delle reti. Mi rende anche l'opportunità di ribadire il filo conduttore dei miei pensieri, cioè costruire la sicurezza in tutti i campi significa cercare alleanze, scambiare esperienze, rafforzare le sinergie reciproche, con l'obiettivo di superare i propri limiti e gettare un ponte con i propri alleati. In altre parole, io ritengo che la sicurezza si persegue costruendo con tenacia. Torneremo a seguire quanto accade a Chernobyl.